sono a dire solamente grazie alla Vincitelli per lo sforzo che comunque ha portato avanti, all'orgoglio di comunque di portare a compimento una programmazione complessa, che non è, e questo è per me segno di grande professionalità, di serietà, non è un programma rimediato per poter passare anche quest'anno. Come presentarla? Come un'altra bella, bellissima stagione di prosa che sarà portata nuovamente nella nostra città in condivisione con i nostri abbonati, i nostri spettatori, il nostro pubblico, che non è solo un pubblico di Teramo ma dell'intero territorio provinciale, regionale e anche fuori regione. Lo facciamo insieme al direttore artistico Ugo Pagliai, al nostro direttore artistico che oramai da 12 anni cura la nostra stagione. Quindi importanti produzioni, attori prestigiosissimi, grande letteratura. Quindi saranno 8 momenti importanti da condividere insieme. Sono molto felice di aver presentato questa stagione perché c'è il divertimento, c'è l'impegno, c'è il testo famoso, il testo semisconosciuto, con un panorama di attori e attrici molto importanti. Da cosa si inizia? Si inizia con una famiglia quasi perfetta con Bucci Rosso e poi c'è il grande testo di Edoardo, che è il Filomena Marturano naturalmente, poi c'è Odio a Mileto, che sono anch'io, Paola, così, che è un divertissement, devo dire, che però questo mi dà la possibilità di fare un ennesimo fantasma, perché verrà per volontà divina John Barrymore sulla Terra per insegnare a Gabriel Garco come si recita Mileto.